Sequestrato 1 milione di euro a un imprenditore valtellinese accusato di truffa ai danni dello Stato. Avrebbe rifornito di gasolio Livigno pagando al comune diritti speciali inferiori a quelli dovuti. Momenti di apprensione oggi lungo la statale 38 a Piateda. Un autocarro carico di lastre di marmo sbanda e si adagia su un fianco in piena carreggiata. Spaventato ma illeso il conducente del mezzo. Il mondo della scuola in prima linea nella difficile battaglia per ridurre il numero di infortuni sul lavoro. Oltre 3 milioni di euro risparmiati dalle aziende locali grazie al progetto di Anmi, l'Artigiani e istituzioni. Oggi mister Luca Colombo è tornato nello stadio dove conquistò la promozione in Serie D. Il tecnico sondriese lancia un appello ai giovani che aveva visto crescere nel vivaio. Chi ci crede, torni da noi. Buonasera a tutti i telespettatori di Unica Sondrio. In primo piano questa sera la cronaca: trasportava a Livigno gasolio per autotrazione ma certificava al comune che fosse destinato al riscaldamento, così da pagare un importo inferiore di diritti speciali. Denunciato per truffa ai danni dello Stato un imprenditore valtellinese al quale è stato sequestrato per equivalente 1 milione di euro. Si chiama Oro Rosso, l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha visto finire nei guai con l'accusa di truffa ai danni dello Stato un imprenditore cinquantenne valtellinese. Secondo le indagini, l'uomo a capo di una società trasportava dalla Lombardia a Livigno gasolio certificando la sua destinazione ad uso per riscaldamento, quando, secondo le indagini degli investigatori delle Fiamme Gialle, in realtà serviva a rifornire i serbatoi di auto e camion. Un articolato meccanismo fraudolento che dai meticolosi accertamenti condotti dagli inquirenti anche attraverso l'analisi di banche dati del corpo avrebbe consentito all'imprenditore di pagare al comune di Livigno un importo inferiore di diritti speciali invece di quelli realmente dovuti all'ente locale, tenendosi in tasca addirittura 1 milione di euro. Così in questi giorni gli uomini della Guardia di Finanza di Bormio, agli ordini del tenente Paolo Gorla, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti dell'imprenditore emesso dal giudice Pietro Della Pona su richiesta del sostituto procuratore Marialina Contaldo, assegnataria del fascicolo aperto dall'ex procuratore capo di Sondrio Claudio Gittardi. Sequestrati al valtellinese 500.000 euro in contanti, altrettanti in titoli e fondi di risparmio, importo come dicevamo riconducibile secondo le indagini all'indebito arricchimento del valtellinese frutto dei minori versamenti al comune di Livigno. L'attività condotta dalla Guardia di Finanza, spiegano il colonnello Antonello Reni, comandante provinciale delle Fiamme Gialle, e il tenente Paolo Gorla, si inquadra nelle consolidate linee strategiche di azione del corpo al fine di tutelare il libero mercato e la leale concorrenza, rafforzando così il contrasto e l'aggressione ai più complessi fenomeni di frode. Intanto sequestrata al valico di Castassegna, Villa di Chiavenna, una Fiat 500X condotta da una quarantenne residente in Lombardia. Per le leggi in vigore la donna non poteva introdurre nel territorio italiano il veicolo con targa svizzera senza adempiere agli obblighi doganali, evadendo automaticamente dazio IVA. Così il personale dell'Agenzia delle Accise Dogane Monopoli e i militari della Guardia di Finanza di Chiavenna hanno contestato all'automobilista il contrabbando sequestrando l'auto. La società svizzera proprietaria del veicolo, a seguito del provvedimento di confisca, per rientrare in possesso dell'auto ha quindi versato 26.200 euro, cifra comprensiva della sanzione del controvalore di mercato del mezzo. L'attività svolta, precisano Agenzia delle Dogane Fiamme Gialle, si inquadra in una costante attività di prevenzione portata avanti ai valichi di confine italo-svizzeri, a presidio della legalità e nel pieno rispetto delle normative doganali. Gli infortuni sul lavoro sono un'autentica piaga sociale, un fenomeno che si può contenere grazie alla prevenzione e ai controlli. Sul primo versante, fondamentale il lavoro svolto in questi anni nelle scuole, notevoli i risultati raggiunti nel nostro territorio. 23.900 infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL nei primi 3 mesi di quest'anno in Lombardia. Il dato è emerso oggi a Palazzo Muzzo durante l'incontro organizzato da Anmil e Confartigianato Imprese Sondrio. Presente l'assessore regionale alla famiglia, disabilità e pari opportunità Alessandro Locatelli. Purtroppo in questo ultimo mese abbiamo assistito a delle tragedie sui posti di lavoro, così come spesso è accaduto, ma ci auguriamo che attraverso queste iniziative si possano anche ridurre. Partendo dalle scuole. Assolutamente.
Assolutamente sì, una realtà, quella della Valtellina, che ci riserva sorprese, molto preziosa, e Anmil ha saputo, attraverso una rete molto seria e competente, arrivare fino ai nostri studenti, ai ragazzi che saranno i futuri lavoratori. Abbiamo visto un video che cosa ci dice? Ci dice che purtroppo da lavoratori molto spesso sottovalutiamo, pensando che a noi non succeda mai, pensando che succeda solo agli altri, invece purtroppo l'infortunio è sempre dietro l'angolo. Non a caso in 4 giorni in Lombardia abbiamo avuto 5 morti sul lavoro. Avete illustrato il vostro cammino fatto nelle scuole, iniziato nel 2012. Le nostre aziende in provincia di Sondrio hanno risparmiato circa 3 milioni di euro, qualcosina di più. Certo, noi dobbiamo dire grazie agli enti che ci hanno finanziato, dalla Pro Valtellina alle comunità montane, alla provincia, agli enti che ci hanno dato una mano, i comuni. Un certificato in grado di misurare il rispetto delle norme da parte delle imprese, una sorta di patente a punti necessaria anche per partecipare alle gare d'appalto. E poi più controlli, 2 punti esaminati nel corso del vertice svoltosi a Milano, al quale ha preso parte il prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello. Siamo soddisfatti come imprese perché in qualche maniera troviamo già i ragazzi parzialmente formati. Non siamo ancora soddisfatti perché purtroppo gli incidenti capitano ancora. È giusto trovare il colpevole, ma penso che sia forse più importante trovare le cause. La tua esperienza, quella che tu racconti agli studenti? Cosa racconto agli studenti? Gli dico di stare attenti, che è un attimo che ci si può far male, ci si può far male e poi si paga tutta la vita soprattutto. Gli porto la mia testimonianza del mio incidente, di come mi sono fatto male. Di come è successo e che la sicurezza innanzitutto è uno stile di vita. Tanto spavento, ma fortunatamente nulla di grave per l'incidente avvenuto questa mattina poco prima delle 11 lungo la statale 38 all'altezza di Piateda in località Fiorenza. Un autocarro a P-Porter carico di lastre di marmo procedeva in direzione del capoluogo valtellinese quando, per causa al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sondrio, il mezzo a 4 ruote ha sbandato adagiandosi su un fianco in piena carreggiata senza fortunatamente coinvolgere altri veicoli in transito. Nulla di grave per il conducente, un uomo della zona che al di là del grande spavento non ha riportato lesioni. Per l'uomo non si sono quindi resi necessari accertamenti sanitari al pronto soccorso. Sul posto, come dicevamo, sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati della viabilità fino all'arrivo del carro attrezzi che ha rimosso il veicolo fuori uso liberando la statale. Il traffico in poco tempo è tornato quindi a scorrere regolarmente. Il Museo Valtellinese di Storia ed Arte di Sondrio festeggia 70 anni con una serie di iniziative rivolta alla collettività. Domani in programma un convegno sulla valorizzazione del patrimonio culturale, previsti in questi giorni laboratori per i più piccoli ma anche visite guidate. Visite guidate, attività per i bambini, ma anche momenti di riflessione sulla valorizzazione del patrimonio culturale. È ricco il programma di eventi per festeggiare i 70 anni del Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio. Domani, a partire dalle 17.30, in programma un convegno proprio sul rilancio di questi luoghi di cultura che sarà possibile seguire in streaming sulla pagina Facebook Visita Sondrio o attraverso la piattaforma Zoom. I compleanni sono importanti, soprattutto se sono una cifra tonda come questa. Sia per ricordare chi ha contribuito, chi ha fatto nascere questo museo, sia per ricordare il lavoro di chi l'ha condotto negli anni, ma soprattutto per fare riflettere sul futuro, visto che questa pandemia ci ha condizionato molto le vite e ci ha mostrato che forse bisogna anche scegliere percorsi nuovi. Quindi questa è stata l'occasione per invitare, grazie all'interessamento del professor Stefano Della Torre, che sarà componente di questo gruppo di riflessione sul futuro dei musei, il presidente di ICOM International Alberto Garlandini, Antonio Lampis, direttore del settore cultura della provincia di Bolzano, la dottoressa Luisa Bonesio, la dottoressa D'Afra della direzione regionale dei musei, la dottoressa Dell'Oca e la nostra direttrice Alessandra Baruta, che modererà l'incontro e che, dopo i saluti dell'assessore regionale Stefano Bruno Galli, permetterà di pensare come questi scrigni che contengono delle opere preziose possano
essere divulgati, come possono essere promossi in un'era digitale in cui sicuramente anche la comunicazione e la divulgazione deve cambiare. Un convegno online su Facebook, ma non solo, sono tanti gli appuntamenti per celebrare i 70 anni di questo museo. Sì, infatti con l'amministrazione comunale abbiamo deciso di organizzare ogni giorno alle 5 una visita guidata, Mille una storia, in cui io, i conservatori e gli operatori del museo, quindi le persone che tutti i giorni vivono il museo, vi accompagneranno alla scoperta o di un'opera d'arte o di un periodo determinato della storia del Musa. Fino a quando? Le attività sono questa settimana, però stiamo ricevendo moltissime prenotazioni, quindi stiamo pensando di ampliare questa offerta. Inoltre per i bambini, nel nostro Musa Family, se un bimbo porta un adulto potrà entrare in museo gratuitamente e fare delle attività col nostro topolino Mussi, la mascotte del museo. Tutte le informazioni sul programma e sulle modalità per prenotare le visite e per seguire il convegno online si trovano sul sito internet www.visitasondrio.it nella sezione dedicata e possono essere richieste al Musa telefonando allo 0342 52 62 69. Nel 2018 fu con i suoi ragazzi protagonista della promozione in Serie D del Sondrio Calcio al termine di una stagione esaltante in eccellenza. Oggi mister Luca Colombo è tornato nello stadio biancazzurro per l'incontro con i tifosi e la stampa. Ascoltiamolo. È cresciuto nel vivaio biancazzurro, per 5 anni è stato in prima squadra proprio qui alla Castellina. Ha guidato il Sondrio Calcio, bellissima promozione in Serie D, stravincendo il campionato d'eccellenza. Luca Colombo, sondriese, oggi ha fatto ritorno nello stadio che l'ho visto tante volte protagonista come giocatore, come tecnico. Conferenza stampa di presentazione a circa 2 settimane dalla firma dell'accordo che ha portato la società biancazzurra nelle mani di Michele Rigamonti. Sentiamo subito le prime sensazioni del tecnico biancazzurro rientrato a casa. È sempre una grande emozione perché comunque ho passato tanti anni qua come giocatore, come allenatore, quindi come non essere andato mai via. Per me è veramente una sensazione che magari è anche difficile da raccontare. Sono carico, ho voglia e vedere i tifosi già oggi qua mi ha riempito d'orgoglio, perché si può anche andare male, le cose possono andare male, però secondo me la vita ci deve insegnare che c'è sempre una seconda possibilità, e forse questa per Sondrio è veramente una seconda possibilità da sfruttare ancora di più rispetto a quella che abbiamo avuto qualche anno fa. Un campionato stravinto in eccellenza con una buona parte dei giocatori di Sondrio, Valterinesi, si riparte da lì. Fa sempre piacere ricordare quel campionato perché comunque, come hai detto te, è stato vinto, stravinto, soprattutto grazie ai ragazzi nostri valtellinesi, quindi secondo me quello deve essere il punto di ripartenza per l'anno prossimo. Avete già compilato un elenco di papabili, ragazzi, molti giovani che erano del vivaio biancazzurro? Beh, sicuramente io qualche nome l'ho fatto perché ho avuto la fortuna di allenare 8 anni il settore giovanile prima di approdare in prima squadra, quindi conosco tanti ragazzi che ormai sono diventati quasi uomini, perché parliamo di ragazzi dal 95, 96, 97 fino a 2000, 2001, 2002, sperando che accettino, soprattutto con la voglia di mettersi in gioco, di rimettersi in gioco e di sposare una causa, secondo me, ragionata bene. Io ci ho messo 5 minuti ad accettare, perché le mie idee erano uguali a quelle del presidente, quindi questa secondo me è una cosa importantissima. Per il settore giovanile? L'idea della società adesso deve essere aprire ai più piccoli, ai piccolini che un domani saranno i giocatori della prima squadra. In Valle San Martino, nelle Chese, i narcisi sono tornati a ricoprire di bianco i prati che si affacciano alla Valle dell'Adda e alla Valle Imagna. Vediamo una breve anticipazione della puntata di Itinerari in onda questa sera su Unico a Sondrio alle 21:20 e poi in replica sabato alle 19:45. Eccoci arrivati finalmente in Valcava e qua i prati di narcisi ci sono.
Voi non immaginate neanche il profumo che si può sentire qua. Adesso mi sdraio un attimo e prendo il sole. Come dico, Valcava era proprio piena di narcisi, infatti si riempivano i prati, incominciavano diciamo così dalla parte bassa, poco a poco salivano verso l'alto ed era tutto bianco di questi narcisi, ma in tutti i prati, non solo dove ce ne sono ancora adesso. Ah, il prato era tutto bianco. Adesso ce ne sono ancora tanti, dopo che vabbè, sono stati protetti, ci sono tanti fattori che stanno andando contro questo fiore che probabilmente con l'andare del tempo diventerà sempre più raro. Una volta la gente arrivava con la funivia per fare narcisate. Sì, beh, non c'era la strada, quindi a Valcava si saliva con la funivia. Maggio era proprio, diciamo così, il mese più intenso di turismo. Facciamo festa. Dopo ogni raccolta si festeggiava. E cosa si faceva? Si faceva da mangiare, si mangiava. Non c'era il giubbotto o il disco o il ballo. Si facevano fogliate, si facevano gnocchi. Senta che fa e me provate che c'è almeno per finire sui gnocchi. La gnoccata, tutti insieme, una buona compagnia, li mangiavamo, tutti allegri. Solo quelli, né, però, non c'era altra roba. Ma c'è impastà, ma c'è la ora, Maria Rosa. Via, c'è, ma se via che è poco questi gnocchi. Ma chi che avanza l'hai mangiato c'è. Siamo in chiusura, prima dei saluti vi ricordo che potete seguirci anche sui social. Grazie per essere stati in nostra compagnia, a tutti voi buona serata.